entriamo a Tennis Land. Siamo al TT Vianello. Eccoli i giovanissimi bambini che partecipano a questo programma. Venite qua. Ed ecco i bambini. Con la racchetta, i bambini pronti, seguiti dal maestro Simone Papa, che salutiamo. Va bene la racchetta. Maestro, è sempre un piacere. Ciao anche per me, buonasera. Buone feste, anzi. Buone anche. Feste, auguri. Auguri. Questi sono auguri i Papa a tutte Boys. Le famiglie di questi bambini strepitosi. Lei ha un grande privilegio, maestro. Eccomi. Ha la responsabilità, perché si dice che chi inizia bene è a metà dell'opera, e se si inizia bene con lei, tutti tennisti diventano questi, eh? Eh beh, o lo sono già? Lo sono già dei tennisti. Sono già dei tennisti, anzi, siamo andati a fare il primo torneo domenica scorsa. Sì. E lui, che sta dietro, non si vede. C'è mai pure qua. Gabri, abbiamo fatto il primo torneo, io sono andati vedo. Tutti quanti alla grande, si sono comportati bene, sono stati corretti, leali, hanno lottato, si sono divertiti, hanno provato in tutti i modi a vincere, molti di loro ce l'hanno fatta. Gli altri si dovranno allenare ancora un altro po', però è stata sicuramente una bella domenica. Riccardo è arrivato primo del suo girone, primo torneo della vita, bravo Ricky. Bravo! Bravo Riccardo. Un applauso qui, ragazzi. Bravo Riccardo! Bravo Riccardo! Televisione. Allora, una io cosa. Secondo. Rocco secondo. E pure io secondo. Dove? 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 Anche io secondo. Terzo Martino. Anche io secondo. Ma quanti erano? Tre. Sei arrivato no. Io chi ero? Tu hai il 75esimo. Allora, bravi, prima di tutto, ma il maestro ha detto che vi siete divertiti. Ma vi siete divertiti o no? Sì! Tu no? Sì! Ma dove sei arrabbiato sei? Allora, la risata ogni tanto. La storia, vogliamo sapere la storia di questo giorno, perché siamo entrati. Ma che? E il maestro Simone Papa diceva che cosa, maestro? Che Ettore è molto in gamba, però deve avere un po' di pazienza. Ma perché Ettore a volte deve ridere, secondo perché me. No, ride sempre, maestro. Adesso ride meno perché io prima mi sono un po' arrabbiato con lui. Però deve avere un po' di pazienza perché sta giocando bene. Stiamo facendo le cose giuste. Caro maestro, ciao! Da sentire, io ti dico una cosa. Ciao! Va bene? Ciao. Io ti dico una ciao. Cosa. Ciao! Quando il maestro si arrabbia con te, che poi non mi pare tanto arrabbiato, ti dice qualcosa, sappi che lo fa sempre per farti diventare più bravo. Tu ti devi preoccupare quando il maestro non ti dice più niente. Perché finché ti dice le cose vuol dire che vuole farti diventare ancora più bravo. Cioè quando il maestro ti richiama e ti dà dei consigli, tu devi sempre ringraziare. Perché stai sicuro che lui sa quello che ti deve dire. Perché non è che infatti fa il maestro da oggi, lo fa da tanto tempo. E io sono tantissimi anni che faccio il maestro. Perciò dai retta a quello che ti diciamo noi e poi vedrai che diventi bravo, passi di là, finisci pure nell'Academy quando sei fra qua. Però devi fare quello che dice il maestro. E soprattutto fa una risata. Eccolo là. Va bene. Allora ragazzi, li salutiamo gara. Con un balletto del gabinetto? Sì, vai, balletto del gabinetto, vai tutti insieme, pronti, 3, 2, 1, vai, balletto del gabinetto? Vale, buon Natale a tutti, buone feste! Ciao ragazzi, ciao, salutate la camera, ciao, ciao, ciao!